Allora, ecco, ci siamo in via Timava, adiacente a via Isonzo, è un piano terra molto in ordine, praticamente è stato ristrutturato recentemente e è appunto un piano terra con il giardino. Di fronte a noi abbiamo la porta blindata d'accesso che ci porta direttamente nella zona giorno. Questa è una panoramica della zona giorno. Ha tanti spazi esterni, qui abbiamo una porta finestra con un balcone, questa esposizione verso est e qui dall'ingresso abbiamo la prima delle tre camere da letto. Accede, anche qua abbiamo una porta finestra che accede sul giardino, quello che abbiamo visto prima è un poggiolo, questo invece è il giardino che poi gira tutto intorno. Gira tutto intorno all'appartamento. Torniamo verso la zona di ingresso, ci portiamo in questa zona dove abbiamo la prima camera da letto, cioè la seconda camera da letto, lì abbiamo un bagno, cabina, armadio. Qua esponiamo sul giardino, qui abbiamo il bagno, bello grande. Proseguendo ci portiamo verso la terza camera da letto e anche qui siamo esposti sul giardino. Quindi sono tre camere da letto, una delle quali ha un bagnetto di rispetto, il bagno, la cucina abitabile molto grande, una bella dispensa qua e questa è la cucina. La cucina bella grande che ha due accessi, ha due porte finestre. Poi adesso andiamo a vedere il giardino. Quindi ripercorrendo un attimo abbiamo camera, la camera matrimoniale grande, dispensa davanti a noi, seconda camera. Bagno. Una bella zona giorno molto grande, la porta d'accesso e la terza camera matrimoniale. Adesso andiamo a vederci lo spazio esterno che è decisamente grande, decisamente interessante, che appunto espone su tutta la camera. Eccoci qua, ci stiamo portando verso lo spazio esterno dove appunto abbiamo tanto spazio, è molto bello, qua su due listi a sali di livello, qua c'è il balcone che prosegue tutto intorno alla casa, ci facciamo una panoramica. Quindi qua sono spazi sfruttabili, si può mangiare, si può giocare, abbiamo le tende perché poi oggi la giornata è brutta ma qui il sole poi arriva diretto. E siamo proprio sull'incrocio tra via Timavo e via Isonzo, quindi siamo nella zona sui confine con Sturla. Ecco, e qua facciamo terminare il nostro giro.